Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e gli chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: Amerai tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è mio prossimo? Gesù riprese: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo ripagherò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: Chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: Va e anche tu fa così. Parola del Signore. Cari fedeli, il Vangelo di oggi ci invita a riflettere sui comandamenti che sono la sintesi di tutta la legge e anche di tutto l'insegnamento cristiano. Innanzitutto l'amore verso Dio. Il principio viene enunciato dal dottore della legge che si presenta al Signore per interrogarlo. Ebbene, queste parole che egli pronuncia non sono sue, ma sono derivate dalla Bibbia, dal Levitico e dal Deuteronomio, e sono parole che mettono in evidenza il primato di Dio sulla vita dell'uomo, in particolar modo sulla vita del cristiano. Dio deve occupare il primo posto in assoluto nei pensieri, nei sentimenti, nel modo di agire, nel programmare. Ciascuno di noi è invitato a fare un esame di coscienza a riguardo, se veramente Dio occupa il primo posto. Per esempio la domenica, che cosa si programma per primo? La partecipazione all'Eucaristia, alla Messa, oppure altre cose secondarie? Avviene purtroppo che spesse volte la domenica diventa solo giorno di svago, di divertimento, di divagazione, e si mette al lato il Signore, che invece dovrebbe essere al primo posto, programmare innanzitutto la santificazione con la partecipazione alla Messa, la santificazione del giorno del Signore. È un esempio che può valere anche per tanti altri aspetti della nostra vita di cristiani. Il secondo comandamento è l'amore verso il prossimo, e il Signore lo illustra con una parabola che abbiamo letto e avete ascoltato. Bene, questa parabola viene interpretata dai padri della Chiesa anche in senso cristologico, e mi spiego. Viene letta come
una figurazione di Cristo che salva. Ecco, l'uomo che si trova ai margini della strada, percosso, ferito, è il simbolo dell'umanità che è caduta nel peccato di origine dai nostri progenitori e con il peccato personale. Sta al margine della vita spirituale, è sul cammino, sulla strada della vita spirituale, ma non riesce a fare un passo perché con le sue forze non è capace, se non interviene la grazia del Signore a risollevarlo. Passa un sacerdote dell'antica legge ebraica, passa un levita dell'antica legge ebraica, inutilmente sono incapaci con la loro presenza di risollevare quell'uomo, perché non hanno la potenza della grazia di Dio. Passa un samaritano, il buon samaritano, che è Cristo, il quale prende su di sé, sulle sue spalle quell'uomo, l'umanità intera, e lo risolleva dal peccato con la sua passione, morte e risurrezione, lo rimette in cammino, lo salva, lo sana, si dedica tutto per la sua salvezza e per la sua salute spirituale, lo affida alla locanda che viene vista come la chiesa che lui ha istituito, Cristo, dove il malato di spirito, l'uomo caduto nel peccato, può risorgere a vita nuova per la grazia che la stessa chiesa, su mandato di Cristo, distribuisce attraverso i sacramenti del battesimo, della penitenza soprattutto. Ecco, cari fedeli, allora siamo invitati a guardare Cristo che ci solleva dal peccato. Ma insieme questa parabola diventa per noi un impegno a essere sensibili verso le persone che si trovano nella difficoltà, che sono abbandonate. Quello che ha fatto Cristo per noi, noi dobbiamo farlo per gli altri. Certo, non possiamo dargli la grazia della salvezza, quella solo da Dio, da Cristo viene, ma possiamo dargli il nostro conforto, la nostra partecipazione alla sua sofferenza, il nostro aiuto nel momento della difficoltà. Non dobbiamo tirarci indietro davanti a situazioni che sono penose, perché l'amore ai fratelli e alle sorelle nella sofferenza e nel bisogno testimoniano e autenticano l'amore verso Dio. E d'altra parte è dall'amore verso Dio che deve essere il primo, dalla forza, la carica, il sostegno per essere fedeli nell'amore verso il prossimo.